I punti 2 e 3, passo la parola al responsabile del servizio finanziario. Allora, punto numero 2, bilancio di previsione 2012, ricognizione degli equilibri finanziari, stato di attuazione dei programmi. E poi ci sarà a seguire l'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2012, ma comunque avranno due votazioni diverse. Prego. L'articolo 193 del testo unico degli enti locali prevede che il Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno, provveda alla ricognizione degli equilibri finanziari e sullo stato di attuazione dei programmi. Si tratta di un atto di grande importanza per l'ente, infatti il comma 4 dell'articolo 193 del decreto legislativo 267 prevede che la mancata adozione da parte del Comune dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad un effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione. Al fine di procedere alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 e che sono stati esposti analiticamente nella relazione personale programmatica, sono stati predisposti specifici allegati riferiti agli obiettivi assegnati al Comune nei vari settori in cui è articolata la struttura. Sono stati analizzati i dati della gestione finanziaria, che è l'allegato A, gestione finanziaria del Comune in possesso fino al mese di settembre, e poi sono stati proiettati come opportune stime sulla base storica fino al 31 dicembre 2012. E da questa analisi è emerso che la gestione di competenza presenta un probabile saldo positivo di 4.000 euro. Nella parte relativa agli investimenti si prevede un saldo positivo di 6.000 euro, tali da far ritenere di chiudere l'esercizio finanziario con un probabile avanzo di amministrazione di 10.000 euro. Questa situazione è dovuta in particolare al fatto che, nonostante la crisi e le continue manovre del governo, vedi la spending review e le modifiche al gettito IMU spettanti ai comuni, per cui i comuni non sono ancora in grado oggi di definire correttamente i propri bilanci. Il comune di Ossimo aveva stimato prudentemente il gettito derivante dalla nuova imposta IMU e con i dati acquisiti dopo la scadenza del termine stabilito per il pagamento del primo acconto IMU, il ministro competente ha rivisto le quote di fondo sperimentale di riequilibrio, riassegnando a tutti i comuni delle nuove postazioni. E per il comune di Ossimo questa assegnazione è stata al rialzo, è un caso abbastanza raro, nel senso che abbiamo riscosso un importo inferiore a quanto il ministero aveva stabilito. E più precisamente, lo Stato aveva stabilito una riduzione iniziale del fondo di riequilibrio in meno 24.000 euro. Adesso, con le nuove riassegnazioni, questa riduzione l'ha ridotta a meno 4.000 euro e di fatto ci troviamo con 20.000 euro in più da parte dello Stato. Inoltre, per quest'anno è prevista una consistente maggiore entrata relativa al recupero di evasione ICI con la società Sistemi di Energia per gli anni dal 2007 al 2011. Il cui importo attualmente in bilancio avevamo quantificato 40.000 euro, qualora la pratica di recupero andasse a buon fine, verrà raddoppiato lo stanziamento di bilancio. Quindi questa è un'entrata che ci permetterà di equilibrare tranquillamente. Per tutti questi motivi, l'equilibrio di bilancio per la parte corrente è assicurato, anzi, l'importo dell'avanzo è stimato prudenzialmente al ribasso. Inoltre, per l'anno 2012 non è stato necessario aumentare le aliquote IMU, anzi le stesse sono state mantenute ai livelli minimi stabiliti dalla legge. È necessario comunque provvedere anche al recupero dell'evasione ICI per quanto riguarda soprattutto le aree edificabili, al fine di evitare l'aumento delle aliquote per i prossimi anni, in sostanza pagare tutti per pagare meno. Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi relativi agli investimenti, sono state dettagliate nell'allegato B le percentuali di avanzamento delle attività programmate nell'anno 2012. Il grado di realizzazione di ogni singolo programma dipende principalmente dal finanziamento dello stesso e possiamo rilevare come alcuni programmi non sono stati realizzati proprio per la mancanza di assegnazione di uno o di più contributi da parte di enti pubblici o di terzi. Mentre invece tutti i programmi finanziati con fondi propri sono stati realizzati nella misura del 100%. E sebbene i dati riportati si riferiscano ai primi 9 mesi dell'esercizio, è difficile ipotizzare
che la parte dei programmi non ancora realizzati possa trovare concreta attuazione nell'ultima parte dell'anno. Il dato rilevante del titolo 4 è rappresentato dalla voce dei documenti della concessione edilizia, per cui ho redatto l'allegato C, che allo stato attuale, sebbene sia ancora deficitario, è decisamente migliorato rispetto allo scorso anno. I proventi iscritti a bilancio sono 168.500 e ne abbiamo effettivamente riscossi 112.632 al 15 di settembre. E di questi 168.000, ben 89.000 sono destinati al finanziamento delle spese correnti. L'amministrazione comunale su questo fronte deve fortemente impegnarsi per provvedere al recupero delle quote di oneri a carico degli utilizzanti del piano Marconi. Mi devo ripetere perché l'ho detto anche l'anno scorso. Sulla lottizzazione comune realizzata in opera pubblica di 439.800 euro, paghiamo circa 33-34.000 euro di interesse conto capitale all'anno, sono soldi che vanno a gravare sulle spese correnti, dobbiamo recuperare questo importo per sollevare un po' anche la situazione di cassa del comune. E quindi si ribadisce e sottolinea la necessità di procedere al recupero di questi oneri di lottizzazione. Per quanto riguarda le spese correnti, abbiamo un bilancio in cui è scritto 1.116.000 euro di spese correnti. Purtroppo sono quasi tutte spese consolidate che non potranno essere diminuite. Di queste spese circa il 25% sono relative a spese di personale, retribuzione, oneri riflessi, indennità amministratori, spese per convenzione di segreteria e per il tecnico di convenzione, il 25% della spesa. Il 13% per interessi passivi sui mutui. Il 21% per la manutenzione di edifici pubblici, automezzi, strade, coperture e impianti sportivi. L'11,50% per smaltimento di rifiuti. Il 3% sempre circa per l'illuminazione pubblica. Il 5,50% per l'assistenza anziani, disabili e minori. Il 7% per diritto allo studio. Poi ci sono tasse, tributi, assicurazioni, spese legali per circa il 5,50%. In sostanza resta circa l'8,50% nella libera disponibilità dell'amministrazione per contributi, trasferimenti, eccetera, eccetera. Alla luce di tutte queste considerazioni bisogna proseguire con l'impegno di contenere al massimo le spese e di recuperare gli oneri di urbanizzazione. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2011 allegato D, che era pari a 24.000 euro, lo stesso è stato già applicato al bilancio per 21.000 euro e restano solo 3.000 euro disponibili per l'assestamento. Per concludere, il revisore dei conti, con la nota del 28 settembre, avendo preso a visione i prospetti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ritiene che l'andamento della gestione non rende necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio. Grazie. Vi sono osservazioni in merito? Solo una cosa che mi è passata all'occhio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche previsto per il 2013. La cosa che ovviamente passa all'occhio è che ci sono un importo previsto di 1.050.000 euro e ci sono ben 863.000 euro delle opere con una scritta vicino sospesi. La domanda che viene è sospesi perché ovviamente non si riesce a fare perché non ci sono i soldi o sospesi che non si intende più fare. Cito la situazione strada ciclostrofica sul superiore, cito il parcheggio di Missanti, che è proprio il principale cioè il discorso era semplicemente per chiedere se questa amministrazione intende comunque cercare in qualche modo, diciamo, sarà un esercizio prossimo per andare avanti. La TAP ci ha espulso spesso, non so bene cosa significa e se effettivamente si tiene proprio non vedremo anche più nei prossimi bilanci. Tutto qua sono questo tema. L'altra cosa che ho è una cosa molto più tecnica che ho visto, che forse ho capito adesso che ha spiegato la Lucilla su chiedo solo conferma, sul bilancio dove c'è il recupero e evasione ICI che c'è previsto un aumento di entrata per fortuna, poi 11.000 di uscite in più sono i soldi che abbiamo citato, e questo dove sì, no, spiego adesso. Ci sono altre domande che rispondo. Allora, per quanto riguarda la prima richiesta, purtroppo
La risposta c'è nella tua domanda. Il Comune di Ossimo in questo momento assolutamente non ha la possibilità di accendere mutui perché già da tempo ha esaurito la sua capacità di indebitamento. Anzi, forse già eravamo stati segnalati come uno dei comuni più indebitati della Lombardia, se non ricordo male, un articolo dell'aprile del 2010, adesso vado a memoria. Dunque, anzi, sarebbe intenzione di questa amministrazione sistemare anche il centro storico di Ossimo Superiore, anche perché c'è necessità. Giusto ieri vi dico che abbiamo scoperto una parte di paese dove il tubo della fogna non esiste più, talmente tanta l'acqua che scorre, via Bornolozio. Purtroppo la situazione contingente delle nostre risorse finanziarie non ci permette di procedere e stiamo cercando di tamponare proprio le falle, nel vero senso della parola, cercando di sostituire i pezzi di tubo laddove proprio non esistono più e sperando che qualche cosa cambi negli anni futuri. Dunque non, assolutamente non è vero che l'amministrazione ha cambiato orientamento, ma anche perché il centro storico, è da sistemare. Ci sono tutte anche le traverse che portano via Bornolozio che purtroppo presentano addirittura il tubo visibile nei pozzetti. È una situazione così, insomma. Poi, se posso dire una cosa, noi dobbiamo cominciare a ragionare come comune e non come amministrazione, nel senso che se ogni volta che cambia amministrazione si buttano al macello tutte le iniziative fatte dagli altri perché magari non si condividono in pieno o prima si sono osteggiate e poi va a finire che c'è un paio di ISPA che costa un'enormità alla popolazione e alle risorse del comune non si riesce mai ad andare avanti. Quindi abbiamo comunque, c'è stato un impegno del comune, c'è stato delle spese per questi progetti e tutto il resto. Parte finanziati dalla regione che adesso ci chiede i soldi perché non sono stati realizzati, no? E noi rispondiamo che no, li faremo, però al momento non c'è una prospettiva di avere dei finanziamenti tali per riuscire a farli. Quindi rimangono in programma, se si aprirà qualche varco ne approfitteremo, ma al momento, al di là della volontà, la possibilità fisica di farlo e non è detto appunto che poi non ne vengano fuori dei problemi per le restituzioni di quanto abbiamo preso e non è stato utilizzato. Quindi rispetto a questo, quello che si poteva dire in programma come opere realizzate con fondi propri abbiamo fatto al 100%. Purtroppo il bilancio ci imbriglia tantissimo e anche di fronte a tante necessità, proprio necessità non estetiche come anche la riqualificazione, l'abbellimento del centro storico, ma proprio fisiche, nel senso che la gente entra l'acqua in casa, la fornitura, cioè, ci troviamo veramente nella difficoltà di fare queste opere se non nelle possibilità. Mi viene scusato ovviamente, magari non è così importante, sono seguita bene. C'è stato, se non ricordo male, un secondo, forse un terzo parto, comunque un ulteriore bando regionale sul discorso di qualificazione, eccetera. Ma so che è stato fatto qualcosa per i privati, ma era solo i privati, si poteva fare anche per un altro. Magari, la parte qua... No, perché c'era il quello giù, era su inferiore, con il discorso con il contributo regionale. C'è stato l'ampliamento, pensavo, su chiedo che non lo si è pensato, ma c'è la possibilità di inserire anche, oltre a metti dati, anche una parte di opere pubbliche come quella giù a su inferiore. Sì, anche se però il contributo regionale era per le spese tecniche.
L'occasione si poteva, oltre i privati che potevano, privati commercianti potevano aggiungersi, si poteva anche il comune mettere una parte di opere di comunicazione. Anzi, bisogna dire che lo staff che sta seguendo questo distretto del commercio si è proprio dato da fare in modo da non far tornare in regione i fondi, perché le domande non erano sufficienti, dunque abbiamo anche riaperto i termini e grazie a Dio c'è stato qualcuno sull'altipiano che ha chiesto finanziamento. In questa maniera diciamo che tutte le risorse assegnate al distretto del commercio per la quarta volta verranno spese, dunque è buono questo. Non si poteva inserire qualcosa da parte pubblica? Magari, per i privati. Mentre invece per quanto riguarda la tua seconda domanda, allora noi abbiamo fatto una delibera per poter esternalizzare la riscossione dell'ICI, anche se però sondando nei comuni limitrofi che hanno dato alle società, tipo alcune presenti sul territorio, per andare a riscuotere l'ICI evasa, diciamo non avevano così un appeal forte sui contribuenti, mi spiego meglio, molte volte, siccome queste società agiscono sul fatturato, molte volte facevano uscire delle cartelle molto alte. Noi ci siamo trovati di fronte a un video, un primo video era quello, facciamo finta di niente e aumentiamo l'IMU a tutti senza andare a beccare invece chi l'ha evasa. E dunque, in coscienza, noi abbiamo detto no, è giusto che tutti paghino il giusto prima di andare a toccare la liquidità. Dunque questo è il cappello iniziale che deve giustificare anche la mossa successiva. Il secondo passaggio che abbiamo fatto è cercare tra le nostre realtà le competenze che potevano portare a questo risultato e ci siamo fatti aiutare dalla cooperativa CSC che inizierà nei prossimi giorni ad aiutarci in questo percorso per poter andare a cercare l'ICI evasa. È abbastanza complesso perché arrivano i dati dall'agenzia. È giusto che si faccia? No, ma tante volte ci sono delle partite. Sì, giusto, però, i dati ci danno, la mia era solo 170.000 euro. La mia era solo richiesta per capire questi 10 bit, cioè mi ha passato l'occhio sulle ultime due voci. Praticamente 10.000 in più in entrata in discussione e subito dopo 10.000 di spese in più, mi domande semplicemente è la spesa che prendiamo. Sì. Praticamente è un'ipotesi perché poi probabilmente sarà meno quello che spenderemo. Ma si paga in base alla percentuale a quello che incassa? No, questo è una prestazione d'opera che farà direttamente negli uffici. Praticamente il nostro sforzo è quello di, negli ultimi mesi, quello di bonificare tutta la banca dati e vi assicuro che è stato un lavoro immane. Tra l'altro a questo proposito ringrazio anche i responsabili degli uffici e anche chi ci lavora dentro perché veramente hanno fatto uno sforzo notevole per bonificare i dati. Dopo la bonifica ovviamente abbiamo avuto dei dati che ulteriormente vanno ricontrollati uno a uno per vedere se quello che si poteva accertare fosse effettivamente possibile accertare come evaso e dunque è un controllo sul controllo che impiega un lavoro e uno spreco di risorse, cioè non uno spreco, uno sforzo e un impiego di risorse notevole. Ecco, comunque ci tengo a sottolineare che tutta questa operazione non è per andare a rompere le scatole a nessuno, ma è perché tutti paghino giusto prima di andare ad aumentare le aliquote dei vari tributi. Ecco, questo deve essere il cappello iniziale la luce guida che ci deve portare verso questo percorso. Poi ci sono delle situazioni della bonifica, dicevamo, se noi avessimo affidato una società terza, in base al fatturato, prende
prendono e mandano fuori le lettere. Siamo sui 275.000 euro. La prima stima è evaso 2007 175.000 euro. Che non li prendiamo, credo, neanche in totale. Quindi che è una cosa abbastanza, nel senso che risultare evasore anche in Cristian Parisien, perché in realtà invece di pagare lui pagava la madre per il soldi. A Rosa in un anno aveva 714 euro 10 con un appartamento, prima casa, avrebbe oltre pagato, evaso, era caricato quattro volte il fabbricato, quindi c'è tutta una serie di cose che vanno prima modificate proprio sul grosso, poi guardate le singole situazioni e poi immagino adesso qua chiameremo i singoli a dire guarda questa situazione, questa qua controlliamo, controlla te, vedi se c'è qualcosa sbagliato, che prima di fare un avviso di accertamento tutto il resto, perché ci sono delle situazioni che magari non sono state conosciute a pieno. Il suo caso, che per esempio invece lui pagava la madre piuttosto che, quindi tutto questo lavoro qua è un lavoro molto grosso. Darlo fuori voleva dire appunto che ci saremmo trovati dei grossissimi problemi anche di rapporti, perché scusa, ti arriva una roba che no, io ho pagato, no? Poi ho fatto l'accertamento, poi devi ricorrere, sempre è un disastro. Quindi prima si controllano bene tutte le posizioni e con questo pensiamo che a regime poi si riesca a risolvere tutto incrociato, tutto quanto, si riesce ad andare avanti a... Vale la pena ricordare che ovviamente la gente, probabilmente qualcuno si arrabbierà e ci vedrà come ser coach, però è giusto ricordare che la normativa prevede questo e la Corte dei Conti non ha fatto uno ma più solleciti a fare questa operazione. Dunque cioè è la normativa che ce lo impone. Magari dico politicamente è una delle più brillanti operazioni per questa amministrazione, però in coscienza è giusto che tutti paghino il giusto prima di andare ad aumentare le tasse a tutti. Questo è quello che... Se posso aggiungere tra i 10-10, la stima 10-10 di uscita è stata fatta anche prudenzialmente, perché probabilmente in uscita spenderemo di meno di 10 e in entrata si spera di ricavare qualcosa di più. Però se anche chiudessimo a pari, vale sempre il discorso, abbiamo modificato le banche date, basta. Poi avremo dei dati più precisi sui quali risparmieremo 10. Le voci che dicono adesso che forse lo Stato sostituisce la parte di Imu, vediamo subito ai comuni dentro. Ah, secondo me è lo Stato su di Imu. Ma stiamo facendo sul giornale. Ma se ci danno la cosa di Imu, se ci danno la cosa di Imu, non donare il punto. Assolutamente non c'è stato un altro. Ci danno che noi ci tolgono il fondo per lo sviluppo di investimenti. C'era Zella che voleva... C'era Zella che voleva fare. Ah, abbiamo visto la mano. Era più no, la mano era... Scusa, era solo no. Anch'io volevo fare la stessa domanda che ha fatto Tania, per quanto riguarda le opere di imprenditismo. No, per poi quando... poi volevo chiedere se, diciamo, certamente i problemi li ha espressi. Però, vi state attivando in che modo per vedere se negli anni successivi praticamente proprio come recuperare questi soldi, fare queste piccole opere per iniziare, magari non farle completamente tutte, però almeno iniziare sia il parcheggio per quanto riguarda la scuola superiore, che è una cosa che io ho detto sia una cosa molto importante, specialmente per il periodo estivo. E anche diciamo in centro, se non ci si arriva diciamo a coprirlo tutto, come iniziare parte di questo progetto che avete detto voi, va bene, parte quindi vado l'arbitro, non nostro, insomma, quali sono le azioni che voi chiaramente ci mettete in conto per far sì che questo progetto poi eseguita in parte, se certamente si va avanti così. Credo che i rubinetti dove si vanno soldi prima adesso sono chiusi da tutti e quindi si vanno chiusi anche per oggi. Per il primo mondo che scade.
non c'è più niente che è in conto capitale al 100%. Avevano aperto quello delle strade in montagna, si sono buttati con un fondo miso, si sono buttati non so quanti comuni e l'hanno esaurito con la prima di aprire le cose. Quindi capito su queste cose qua è difficile oggettivamente, noi ci pensiamo che se arriva qualcosa lo faremo, però dirti è probabile che arrivi qualcosa, io con questi chiari di una non ci penso. Quindi se con fondi propri, con risorse proprie, diciamo, partendo dalle strade che hanno più problemi contingenti, urgenti, per i sottoservizi, eccetera, eccetera, questo sicuramente un pezzetto per volta le attività si fanno, ma veramente la cosa è strettissima. Volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda il pacchetto di Alessandro, i modali propri che si sono fatti, cioè, non era neanche stato concluso l'iter. Ecco, stavo rispondendo che man mano c'è un tassellino di disponibilità finanziaria, piano piano stiamo portando a termine quello che era stato iniziato e nemmeno perseguito. Dunque assicuro il consigliere Zella che man mano c'è la disponibilità, l'amministrazione sta facendo tutto per concludere quantomeno quello che era stato iniziato. E poi l'amministrazione sta attivando tutte le possibilità per recuperare risorse al fine di fare quello che è la programmazione. Giustamente come ha indicato l'assessore Bassi, non stravolgendo quello che è stata l'impostazione, magari non sempre condivisa appieno dall'amministrazione precedente. Perché il nostro pensiero è quello di portare avanti laddove è possibile tutte le programmazioni e non perché arriva un'amministrazione nuova bisogna stravolgere, come magari in passato alcune volte è stato fatto. E per un senso di responsabilità e non spreco delle risorse, credo che l'impostazione che avevate preso voi possa essere condivisa anche da questa amministrazione. A piccoli step. Funzionali, cioè una roba che possa essere iniziata, chiusa, essere messa in funzione lei stessa, cioè nel senso che arrivano 4 soldi, non è che sentiamo fare i muraglioni e tutto e abbandoniamo lì le cose, ci farà un pezzetto magari che ci possa essere una prima parte già operativa di un progetto più grande. Se non vi sono altre obiezioni, pongo in votazione l'ordine del giorno esatto, bilancio di previsione 2012, ricognizione degli equilibri finanziari, stato di attuazione dei programmi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Numero 3, passo ancora la parola al responsabile. Approvazione e variazione di bilancio di previsione 2012. Le variazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale sono pari di un importo di 91.331 euro e si dividono in 3 gruppi, quelle relative alle variazioni da apportare a seguito delle applicazioni del federale fiscale, quelle relative a piccoli aggiustamenti della parte corrente e quelle relative al conto capitale. Per quanto riguarda il federalismo fiscale, il Ministero dell'Interno avendo ci comunicato in data 6 luglio le nuove assegnazioni finanziarie e per quanto detto prima c'è la variazione sulla quota del fondo sperimentale di riequilibrio, una variazione in attivo. Fra le variazioni relative alla parte corrente vi sono piccoli aggiustamenti su interventi della spesa per i quali sono stati utilizzati i maggiori fondi assegnati dallo Stato. L'unica diminuzione degna di nota riguarda il servizio mensa scolastica per le scuole primarie, è stato aumentato l'importo sia della spesa sia dell'entrata per la compartecipazione degli utenti. Sempre relativamente alle entrate correnti, il Comune di Ossimo ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Caricolo di 17.376 euro per un progetto di volontariato e di conseguenza sono state previste le poste sia di entrata che di spesa relativa per poter utilizzare questi fondi. Inoltre sono stati previsti in entrata 10.000 euro sulla risorsa relativa al conto evasione ICI che verranno poi utilizzati per prevedere una spesa di pari importo per l'effettuazione dei suddetti controlli.
Le altre poi poste della parte corrente sono piccole aggiustamenti sui vari interventi per piccole spese. Le variazioni in conto capitale sono stati previsti 4.700 euro in più sulla risorsa relativa alla alienazione di aree, tra l'altro si tratta di somme già accertate, che vanno a finanziare per 1.100 euro il conferimento di capitale all'azienda servizi idrici di Valle Camonica e per 3.600 euro i lavori di completamento della sistemazione del tetto della palestra. Inoltre, la provincia di Brescia non ha concesso il finanziamento per il restauro del vecchio cimitero. Quindi ci troviamo una riduzione di 3.000 euro contro un nuovo contributo di 4.000 euro invece erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Brescia, sempre con la stessa finalità. Inoltre c'è una variazione di riduzione per quanto riguarda i lavori di sistemazione delle fognature di via Marconi, che inizialmente a bilancio erano stati previsti nell'importo di 26.000 euro ed erano finanziati con contributi da privati, mentre invece per l'urgenza gli stessi sono stati realizzati con l'avanzo di amministrazione e per un importo di 17.000 euro. E questo è tutto quello che riguarda il conto capitale. Le variazioni sono dettagliatamente elencate nei documenti messi a disposizione dei consiglieri ed allegato alla presente deliberazione. Infine, il revisore dei conti ha rilasciato parere favorevole in data 28 settembre. Questo è tutto. Grazie. Se vi sono domande. Scusa, ho chiesto prima cosa di questo con la conversione. Possiamo porre in votazione? Allora, favorevoli, astenuti, allora, seguiamo, è uscito salvato in mare, astenuti due, energetica, immediatamente esecutiva, favorevoli, astenuti,